Eurobasket Talks, Pianeta Sport, TMV Radio, Gianluca Viscogliosi in vostra compagnia, collegato il mio compagno di merende che sarà molto triste tra poco, perché per l'ultima volta sentiremo questa sigla, però lui non è triste, ma è felicissimo. Ci siamo detti nel corso di questa grande annata, no, tornerò alla fine, alla fine, alla fine. Devo dire che appena mi ha visto l'altro giorno mi ha detto: Gianluca, giovedì ci sono io e c'è lui, Michele Scatarsi, che di questa squadra è il general manager. Ciao Michele, ben trovato. Ciao a tutti, niente, scherzetto di fine anno, mi lanci e mi chiudi il telefono in faccia. Devo dire che no, Michele Scatarsi mantiene le promesse, perché durante tutto il corso dell'anno, no, io arriverò alla fine per chiudere il cerchio. Se arrivate l'altro giorno, quando avete fatto anche una bellissima festa per ringraziare proprio tutta la famiglia, anche la famiglia allargata, e ti ringrazio in diretta per averci compreso, ed è motivo per noi di grande orgoglio, di affetto e anche di commozione questo gesto da parte vostra, del presidente Bonamici e quant'altro. Devo dire che mi hai visto e mi hai detto: giovedì ho un appuntamento con te. E Michele Scatarsi mantiene le promesse, come hai mantenuto anche le promesse sportive, però, perché io le ricordo le tue parole di inizio anno, eh. Sì, diciamo che se vogliamo essere onesti siamo andati anche oltre, però no, siamo sulla stagione, veramente siamo contenti, un filino di naturale amarezza perché poi l'appetito viene mangiando e magari con Tortona, con qualche possesso giocato diversamente, qualche scelta diversa, un po' di fortuna in più, si poteva giocare una gara 5, potremmo andare a vedere tante cose, però questa è l'amarezza, insomma, di chi poi ha già fatto ampiamente il suo, e bisogna sempre ricordarci le premesse, quali fossero all'inizio stagione. Io ero sicuro, insomma, che questa squadra avrebbe disputato un campionato per fare una salvezza tranquilla, non pensavo fosse una squadra che si sarebbe dovuta preoccupare di salvarsi. Ero convinto, insomma, che quello sarebbe stato un discorso che a lungo andare non ci avrebbe più riguardato. Certo, scommettere su una semifinale giocata punto a punto su tutte le partite, ecco, quello forse neanche il più ottimista. Però dai, è andata bene. Di solito monta al parquet insieme a me Jacopo Erba, che abbiamo in collegamento. Ciao Jacopo, ben trovato. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Un buongiorno speciale a Michele, che era tanto che lo sentivo, un super piacere sentirlo. Ciao Jacopo. Jacopo, puoi andare diretto con la domanda per Michele, che abbiamo già introdotto, vai. Sì, immagino steste parlando un po' di questa stagione. Io chiedo a Michele, sperando di non essere ripetitivo rispetto ai concetti che hai espresso prima, più di ogni altra cosa, questa stagione cosa lascia a Michele Scatarsi come professionista e come amante del basket? Perché abbiamo parlato, insomma, di un bellissimo percorso, però voglio sapere questo percorso cosa ha lasciato a te. È la prima stagione in questo ruolo e non posso che essere, penso, soddisfatto personalmente, e immagino che sarebbe stato difficile, insomma, poter preventivare quello che è successo poi durante tutto l'anno, quindi da quel punto di vista sono personalmente veramente strafelice. Da un punto di vista di campo, diciamo, lavorativo, una volta di più nello sport si riesce a capire quanto il gruppo vada oltre a, diciamo, alle singolarità e alla qualità degli elementi che ci possono essere, perché questi ragazzi, che veramente erano partiti a fari spenti senza favori del pronostico, hanno creato un gruppo di lavoro sul campo e veramente di unione di persone, di ragazzi che hanno lavorato insieme, sofferto insieme e sono andati oltre ogni limite, veramente. Ogni giorno, ogni partita, ogni volta che c'era una difficoltà magari si poteva pensare: ok, siamo arrivati. Loro sono riusciti invece sempre ad andare oltre. Che segreti ci sono secondo te sotto questo gruppo, Michele? Perché ci hai parlato di una squadra che assomiglia molto a una famiglia, no? Che è un po' una delle caratteristiche che abbiamo descritto per tutto l'anno. Adesso a bocce ferme puoi dirci anche qualche segreto in più, qualcosa che hai carpito durante l'anno, insomma, magari. Non è una domanda, cioè, è una domanda che secondo me va troppo nello specifico. Quando ci si va a soffermare su qualche aspetto un pochettino più, diciamo, profondo, si perde secondo me anche un po' di semplicità che ci deve essere. Sono
ben chiari alcuni concetti che devono passare sempre. Bisogna essere professionali, bisogna lavorare duro in palestra, avere rispetto dei ruoli e stare bene insieme. Poi da qui si può approfondire in ogni piccolo ambito. Ma quello che mi hanno insegnato questi ragazzi quest'anno, che comunque, ripeto, è una lezione che nello sport più o meno vale da sempre, è che l'aspetto emotivo, l'aspetto anche umano della squadra non può venir meno. È il discorso delle figurine. Quante volte ci divertiamo a fare i direttori sportivi, al fantacalcio, a qualsiasi gioco dove si possa, no, immedesimarsi nella creazione di una squadra. Prendo quello, prendo quell'altro. Non è così, perché tante volte in cui vengono fatte così le squadre poi manca qualcosa. E quindi affidarsi prima alle persone, poi ovviamente alla qualità individuale, perché poi per forza di cose, insomma, bisogna stare in campo e bisogna rispondere colpo su colpo agli avversari. Penso che quello è l'insegnamento più grande che ho avuto quest'anno. Perciò andare poi nello specifico, secondo me, fa perdere un po' la concezione generale del tutto. Con Michele Scadarsi, GM dell'Eurobasket Roma, dell'Atlanta Eurobasket Roma, stiamo un po' ripercorrendo la stagione. Stiamo vedendo, tra le altre cose, anche i vari post a ringraziamento della stagione. Ce n'è uno bellissimo di un presidente, Armando Bonamici, molto commosso, che tra l'altro ha avuto fiducia in voi, in te, in Damiano, in un gruppo di lavoro giovane, estendo anche in un paese in cui si parla sempre, Michele, di dare spazio ai giovani, di cercare di far tirar fuori ai giovani professionisti le loro idee, senza essere troppo attaccati a un qualsiasi tipo di modello lavorativo. Bene, presidente Armando è passato dalle parole ai fatti, e chiudo per il discorso famiglia. Presidente, uno che ci ha visto, a me e a Marco Munno, che saluto, l'altro giorno in piedi col piatto, è venuto lui a portarci il tavolino con le sedie. Questa è la famiglia Eurobasket, Michele. Sì, da questo punto di vista chi lavora qua dentro può semplicemente dirsi fortunato, perché ogni volta che c'è una qualità da esprimere, ogni volta che c'è da premiare un percorso o c'è anche da scommettere su qualcosa che si è intravisto, questo è il posto dove, insomma, tutte queste cose vengono fatte. E il merito è tutto del presidente Bonamici e di Cristiano Bonamici, questo io lo ripeto sempre. Poi bisogna veramente essere bravi per meritarsi qualsiasi apprezzamento, bisogna farsi trovare pronti quando si è chiamati, insomma, a qualcosa di più. Su tutti, ovviamente, la più grande scommessa agli occhi esterni, non ai nostri, era sicuramente Damiano. E considerata la stagione che ha fatto, noi possiamo prenderci, insomma, il piccolo grande merito di aver scommesso, tra virgolette, su di lui, ma bisogna sempre poi, appunto, ricordarsi che una volta che è stato chiamato in causa, lui si è fatto trovare presente. Bisogna sempre, diciamo, insomma, trovare il giusto equilibrio tra le due cose. Però se non c'è una possibilità iniziale, non si comincia nemmeno. Tra l'altro, Jacopo, che ha un debole estremo per Damiano. Come dire, l'ho pedinato per tutto l'anno, quindi vabbè, ma lo sapete, insomma. Non ricordiamo più giovane allenatore della baracca, cioè, nel senso. Quindi dobbiamo sottolinearlo, Jacopo. Anche tu me lo hai sempre detto, tu che sei un po' l'occhio molto più tecnico tra noi due, di quanto anche Damiano sia cresciuto, no? Guarda, faccio una piccola chiosa del minuto e mezzo, perché lungi da me togliere tempo prezioso a Michele, che sicuramente ha cose molto importanti e interessanti di me da dire. Però io con Damiano ho avuto modo di interfacciarmici spesso, sia per messaggio, anche lì al Palavenale, ogni tanto in qualche spezzone, mentre magari pre o post partita c'era, come dire, no, il classico momento anche per stemperare un po' la tensione. E devo dire che, oltre alla straordinarietà della sua disponibilità e, insomma, all'aver scoperto una persona di veramente di un attaccamento al gioco, alla pallacanestro, di una passione incredibile, ho scoperto passo dopo passo un allenatore con delle idee che alternavano i semplici principi dello stare insieme, della creazione del gruppo, della reazione anche in campo. Io spesso gli ho fatto notare come a volte lui fosse veramente il barometro di questa squadra, anche per le reazioni che le aveva dalla panchina e per come scuoteva i giocatori magari in quei rari momenti di difficoltà che ci sono stati nel corso di quella stagione. Ma poi soprattutto è un allenatore che ha delle idee bellissime, davvero. Questa squadra, oltre ad aver fatto una grande stagione, ha giocato anche un bellissimo basket. Noi, Gianluca, lo abbiamo anche appreso dalle voci di alcuni colleghi che abbiamo incontrato in qualche trasferta che abbiamo fatto anche insieme. Questa è una squadra che ha impressionato tutti anche per quello che ha offerto sul campo, e
l'estetica non sarà la cosa più importante, perché nello sport a questi livelli conta sempre vincere, però ci portiamo a casa anche una stagione in cui questa squadra ha brillato e ha fatto brillare gli occhi a tutti. E davvero credo sia un grande merito di Damiano questo, perché ci ha creduto dal primo all'ultimo giorno, e soprattutto ho visto un'evoluzione costante, cosa che in altre squadre che partivano sulla carta ben più avanti rispetto a questo Eurobasket, per esempio, non ho visto. Michele? Sì, guarda, l'unica, diciamo, piccola precisazione, permettimi di estendere tutti questi complimenti a tutto il resto dello staff. Assolutamente, ma ci mancherebbe, Michele. Damiano è ovviamente, diciamo, il volto, giustamente, diciamo, in panchina di questa squadra, ma il lavoro di Andrea Cosarioli, di Umberto Zanchi e poi, insomma, di tutto lo staff, a partire da Davide Pago, Raffaele Cortina, la new entry dai Molinari, è stata veramente, diciamo, una gioia per noi all'inizio assemblare questo staff, ovviamente con dei dubbi, insomma, per poi vedere durante l'anno effettivamente come potessero andare a lavorare insieme, vedere che c'era chimica, c'era amalgama, e vedere poi che, insomma, durante l'anno il loro lavoro seguiva una strada unica e ben precisa, e quindi tutti i risultati non è una frase fatta, cioè io veramente premo molto su questo tasto, tutti i risultati sono merito del lavoro ripartito tra tutti quanti i membri dello staff. Allora Michele, noi dobbiamo fare un gioco con te, con Michele Scatarsi, GM di questa Atlanta Eurobasket Roma. Hai il tuo WhatsApp aperto? L'hai detto a posti, le sono enigmista però. Allora ragazzi, io ti invio una foto. Okay. Sai di che foto è questa qui? Perché abbiamo individuato 5 momenti della stagione, no? Che hanno caratterizzato un po' l'Atalanta Eurobasket Roma. Ti ricordi questa foto qua che noi stiamo vedendo? Sì, anche perché riesco pure a vedermi, perché in questo momento io sono dietro la mano che si vede, sopra la mano, sugli spalti, visibilmente commosso, sugli spalti, perché... È vero, vedo lo zoom! Venivo dall'espulsione di casa con Ferrara. Sei un mattacchione, sei incredibile. Abbiamo perso di uno all'ultimo e durante il quarto, insomma, vabbè, ho avuto qualcosa da ridire, forse l'ho detta troppo e male questa cosa. E quindi sono stato gentilmente fatto accomodare fuori. E quindi questa partita, che è stata giocata di lunedì, questa è la mia istantanea della stagione, sinceramente. Questa è la mia preferita, perché questa vittoria a Ravenna è quella che veramente mi ha, tra virgolette, stupito di più. Tu potresti dire, hai vinto a Tortona, l'overtime, hai vinto a Forlì. Sì, questa è stata la prima in cui ho detto, guarda che gruppo che c'è, guarda che squadra che c'è in campo, guarda come lottano, guarda chi sono. E questa è quella che mi ha fatto fare click. Anche perché Jacopo, noi abbiamo visto come poi quel click da vittoria in trasferta un po' è arrivato proprio brevemente, cioè una squadra che aveva cominciato bene in casa, ogni tanto in trasferta così e così, e poi ha iniziato anche a macinare lì. C'è stata un'evoluzione costante, soprattutto anche nella mentalità, che è arrivata, come ha detto e ricordato giustamente Michele prima, dall'ottimo approccio che ha avuto tutto lo staff tecnico comandato da coach Damiano Pilot, ma che poi è arrivata anche dalla propensione al lavoro. Damiano ce l'ha raccontato spesso anche qua a Eurobasket Talks, questa squadra lo ha ascoltato dal primo all'ultimo minuto, ed è fondamentale, perché altrimenti un allenatore ha sempre difficoltà a far capire quelle che vogliono essere un po' le sue idee. Invece i ragazzi si sono messi a disposizione, ognuno si è sentito importante, quindi credo che sia stato veramente un cocktail perfetto che ha portato anche a partite come questa. E tra l'altro qui forse si è acceso un po' l'interruttore, ha ragione Michele, sì, quando parla che ha cambiato anche un po' le prospettive di questa squadra. Io sono d'accordo su questo. Andiamo avanti, cari miei. C'è sempre WhatsApp aperto di Scatarsi. Scatarsi, ce l'hai WhatsApp aperto? Sì. Per cognome ti chiamo Michele. Io ti chiamo Michele invece. Allora, amico, no, perché io faccio il professore alla Viglianisi in questo momento, quindi chiamo per cognome. Seconda istantanea della stagione. Qui posso dire io c'ero in quel di Veroli. Vai, Michele.
Sì, qui una gran bella vittoria nel derby con ma la Stella Azzurra. Ma che fa la Gioconda Crosariol, tutti a esultare, lui seduto, ma dai ragazzi, stiamo a parlare, dai su. C'è la grande esultanza e il Crosa seduto, vabbè. Lui in alcuni momenti, non in tutti, ma in alcuni momenti riesce a mantenere più aplomb. Raccontacela un po' questa istantanea, Michele, anche che qua ci sei più in bello stile, più grintoso qui sei. Sì, tra l'altro questa potrebbe essere l'esordio dei vestiti quest'anno, dei completi in panchina, se non sbaglio. E quindi esordio bagnato, insomma, con una bella vittoria. Questa, come tutti i derby, è una partita molto sentita. Eurobasket e Stella Azzurra si affronteranno 30 volte l'anno da 20 anni. E affrontarsi comunque in un palcoscenico importante come la 2, e poi insomma, da parte nostra vincere sia il derby d'andata che quello di ritorno è una bella soddisfazione. È una gran bella soddisfazione. Tra l'altro io aggiungo a questa foto che è stata anche la partita in cui hanno, credo, o debuttato, comunque hanno fatto i primi punti i vostri due giovanissimi, Ludovici, sì, e Bischetti. E quindi Jacopo, questo anche a riprova, ci prendiamo anche questa foto come gancio per il grande lavoro che Eurobasket fa sempre anche sul settore giovanile, sui ragazzi della capitale. Ma soprattutto devo dire sul grande lavoro che è stato fatto dall'Eurobasket negli anni, non soltanto in questa stagione, che è un po' l'apice, il compimento massimo di un lavoro che, ripeto, io ho scoperto, ahimè, anche da avversario tanti anni fa, quando l'Eurobasket l'ho affrontato e quando venivo puntualmente triturato, come è giusto molto che fosse. Bene, molto bene. Perché questa è una società che, oltre a credere nei giovani, crede molto al territorio. E noi abbiamo sempre sottolineato quanto la pallacanestro laziale, soprattutto, è ancora un bacino di talenti molto importanti che Eurobasket riesce a coltivare col bellissimo progetto che tra l'altro abbiamo anche, sì, raccontato quest'anno nel giovanile in collaborazione col Fonte Roma. Insomma, davvero essere, sì, una società che crede così tanto non soltanto ai giovani ma anche al basket laziale, per me è stato motivo d'orgoglio raccontarla, perché io del basket laziale per esempio sono stato un pessimo rappresentante, però di ragazzi veramente bravi che a volte non riuscivano a fare, no, quel salto in più perché, certo, mancava che credessi in loro. Purtroppo me li sono trovati di fronte anche riparlando con loro negli anni. Invece Eurobasket è anche su questo è un'isola felice, quindi davvero anche su questo è bello raccontarlo, insomma. Terza istantanea, questa è un'istantanea dolce amara, Michele, potremmo dirla così, sì, un grande snodo positivo e negativo della stagione. Questa fa male al cuore, ragazzi, questa fa malissimo. E c'eravamo anche qui, faccio un minimo di geolocalizzazione, Latina, vittoria dell'Eurobasket, ci racconta tutto Michele Scatarsi. Che è la seconda volta in cui la partita dopo rischio di guardarla dalla tribuna per raccontare le istantanee. Sì, qua c'è il primo infortunio che subisce Berti, che subisce Gallinat, che diciamo giustamente oscura il traguardo che abbiamo raggiunto qui, che era la matematica, diciamo i playoff matematici. E da quel punto di vista, insomma, è un ricordo, come avete detto giustamente voi, dolce e amaro, perché se è vero che siamo stati bravissimi a sopperire all'assenza poi di Berti quando si fa male a gara 1 con Forlì e poi per tutto il resto dei playoff, sono anche contento del fatto che non siamo passati dai soliti, passatemi il termine, piagnoni in cui ogni partita si deve andare a ricordare giochiamo senza l'americano, giochiamo senza Gallinat. Abbiamo giocato e i ragazzi hanno sopperito a questa assenza, quindi veramente bravi, bravi loro, è andata bene così. Comunque qua Jacopo un passaggio d'obbligo ha fatto anche sul fatto di aver azzeccato nella scelta anche dei due americani, perché Berti comunque è andato bene, è stato una delle stelle anche di questa tutta la 2, e Jamal, che veniva da tanti problemi fisici, è stato molto molto costante anche nel suo apporto in campo. Sì, io l'ho letto tra l'altro il post di Jamal sui suoi canali social e devo dire mi sono emozionato, perché la riconoscenza che ha messo in quelle righe testimonia il fatto che questo ragazzo si è preso piano piano anche la squadra sulle spalle in determinati momenti. Tra l'altro faccio piccolo spoiler, tornerà protagonista in qualche altra istantanea che proporremo, perché sì, ci sono un paio di momenti ai playoff in cui Jamal è stato più che decisivo. Non dico altro, dai, se no ti arrabbi. Restando sugli americani, sì. Sono state due scelte felicissime. Ancora una volta si è puntato sul ragazzo
che comunque veniva da un campionato che, sai, non è proprio sotto la luce dei riflettori, il che indica che anche a livello di scouting si è creduto nelle qualità e nelle potenzialità di un giocatore che poi si è dimostrato secondo quintetto a due, quindi sbagliato proprio non si è. E dall'altra parte Jamal, che insomma era non una scommessa, perché è un giocatore che a questi livelli ha dimostrato di saperci stare negli anni, però le sue condizioni fisiche magari potevano preoccupare qualcuno, non l'Eurobasket, che invece lo ha reso un perno inossidabile di questa squadra e ha risposto presente giocando, consentitemelo, dei playoff straordinari. Dalla prima all'ultima partita è stato incredibile, soprattutto i playoff, quando ha alzato ancora di più l'asticella. Velocissimi, per un'istantanea che non ci poteva non essere, Michele. Qui io ti dico, qui io ti dico, c'è un pezzo di pizza che è volato in giro per il salone di casa mia. Allora, no, io qua ho due cose da dirvi su queste, sì. Dai, quelle cose che poi vi piacciono, insomma, molto più di tutte le manfrine sulla squadra, eccetera, eccetera. Io qui ho due cose da raccontarvi. La prima, questa, se non sbaglio, è la partita in cui io per la prima volta dal fondo della panchina, quando c'è un cambio di un lungo loro con un esterno nostro, che quindi deve tenere, insomma, dei movimenti spalle di un lungo, inizio a sentire dalla panchina: togli via Cadrega! Noi stiamo giocando gara 1 dei quarti di finale e c'è stata la panchina, tutti i giocatori in piedi che gli dicono: togli la Cadrega, per dire togliti la sedia. Sì. Dal piccolo, dal lungo. Cosa che poi ovviamente buon Bucarelli è riuscito anche a replicare in intervista a Tortona quando andava a vincere gara 2. Detto ciò, parte il tiro di Viglianisi e questo branco di matti a cui vorrò un bene nell'anima, penso, per tutta la mia vita. Invece di, insomma, stare lì con l'ansia, di stare con la paura, entra o non entra, andiamo a giocarci un overtime fuori casa, insomma, gara 1, qualsiasi cosa, io inizio a sentire Sorokas da panchina. Ogni tiro che viene tirato da metà campo indietro durante tutto l'anno, dopo aver preso il canestro di Sorokas da 27 metri, la banda dei matti, io sento Sorokas! Il canestro di Viglianisi. Mucchio selvaggio e vabbè, e niente. Questa è stato il tiro di Kenny, che ha fatto anche lui dei playoff incredibili, perché avete avuto, questo lo dico io, la grande capacità tutti di alzare il rendimento, sì, dei playoff. E per una Cenerentola, ragazzi, non è affatto una cosa banale. Questa foto si incastra bene con l'ultima istantanea che andiamo a commentare, caro Michele. Perché questa è bella. Siete due bestie. Qui era, bella, lo anticipava anche Jacopo. Qui cos'era il recupero di Jamal? Cioè, cos'era successo qui? Qui c'è un cambio in cui Jamal finisce su Roderick. E Jamal, da grande difensore anche sul singolo possesso, qual è? Gli va a toccare la palla. E oltre a toccarla riesce a prenderla e poi a forzare, insomma, la palla fuori con rimessa per noi, e se non è una rimessa, se non sbaglio è fallo sì, fallo di Roderick, sì, che sì, cerca di impedire, insomma, che Jamal vada dall'altra parte, quindi fallo, possesso nostro, e insomma, boh, non so che è successo qui, cioè, lui salta, cioè, poi c'è uno matto che urla là. quello che urla matto sei tu, Jacopo, perché questa è anche la foto della partita che ha consegnato poi la semifinale di Tortona, ne abbiamo parlato, però le emozioni che ha dato quella prima fase con Forlì sono state incredibili, perché Forlì poi veniva dal primo posto, quindi dal seed one, e insomma è stata una serie fantastica con Forlì giocata al massimo, Jacopo. Ma guarda, sì, ti posso dire, niente togliere. Vai Michele, anche, vai tu. Anche la serie con Tortona, sì, cioè, finisce con un filo d'amarezza, eccetera, ma sono state grandi emozioni, sono state partite tutte quante vere fino all'ultimo. C'è stato dispiacere, c'è stata gioia quando abbiamo vinto gara 2, c'è stata rabbia quando, insomma, alla fine di gara 1 si poteva prendere un fischio migliore. Cioè, è un'altra serie che è ovvio, cioè, magari non la porto nel cuore come può essere vincere con Forlì, certo, però è una serie che come società, come squadra, come, diciamo, come ambiente, ci fa crescere. Jacopo, hai 30 secondi per chiudere. No, dico solo su quella foto che risalga alla 3, perché noi c'eravamo, sì, e insomma, anche là l'istituzionalità è venuta un po' a mancare col passare dei minuti. Io ricorderò per sempre quella partita, perché per la prima volta in vita mia io ho un viziaccio, che quando parte una tripla io mi alzo e faccio il classico gesto, questo qua, il 3 americano. Vedere.
esatto, il 3 all'americana, è stata l'unica partita in cui ogni volta che mi sono alzato la tripla poi è entrata dentro. Mi sono alzato 4 volte per essere 4 triple, quindi da qui parto un po' con la mia carriera da oracolo che spero continui anche nei prossimi anni con l'Eurobasket. Ecco, chiudo Michele, questa chiusura la facciamo con un ringraziamento a tutti voi per averci aperto le porte di casa vostra quando insomma non eravate tenuti a farlo e ci avete sempre accolto con grande affetto, grande rispetto, e questo è il più grande ringraziamento che noi possiamo farvi. Noi speriamo di collaborare in futuro, ma per noi questa annata è stata speciale. Grazie mille per le emozioni che ci avete fatto vivere e che avete fatto vivere anche a questa città, anche se questa città magari non lo sa. No, veramente il ringraziamento lo facciamo noi a voi, perché questo percorso, ognuno nel proprio ambito, ognuno con la propria professionalità, l'abbiamo fatto insieme. Sono insomma contento che ci sia stato quel contatto iniziale con il nostro ufficio stampa nella persona di Marco Munno, che ringrazio per aver preso in mano la situazione e per avervi coinvolto. Poi voi insomma ci avete tenuto compagnia tutti i giovedì, ha sempre fatto piacere, dopo le vittorie, nei momenti morti della stagione, dopo le sconfitte, quando avete chiamato Crosaiol che doveva andare a gara 2 la sera, la mattina avete chiamato, ha sempre fatto piacere in tutte le situazioni. È un bel prodotto e è un'altra bella immagine di questa stagione. Michele, siamo noi che ringraziamo voi. Michele Scadarsi, grazie mille. Grazie Michele, a te e a tutta l'Eurobasket. Grazie a voi, ci vediamo qui all'Arcadia quando volete. Grazie Michele Scadarsi, GM dell'Atlanta Eurobasket Roma. Erbetta, siamo in chiusura, grazie mille. Grazie a te Gianluca, vado ad asciugarmi le lacrime in privato. Grazie mille, ragazzi, per il viaggio. Questa è stata la stagione dell'Atlanta Eurobasket Roma. Ciao.